prossimo cantante proviene, è la quarta canzone, questa proviene da Foggia. È la terza volta che partecipa al festival con la canzone Bagliore di Fuoco. Testo e musica del maestro Antonio Altieri, canta Antonio Altieri.
Allora, termina qui la prima parte di questo decimo festival della canzone religiosa. Adesso c'è la prima testimonianza con Claudia Cole, riprenderemo tra non molto, per poi andare a concludere con l'ospite della serata, per la gioia di tutte le teenagers, Tony Maiello. Grazie. Intanto, prima di chiudere, di concludere, adesso è il momento bello, più importante della serata, perché ovviamente la giuria ha già deciso quali sono le tre canzoni che verranno premiate, classificate prima, seconda e terza. Ci sono sì, anche sì, i premi ci speciali. Che ci sono dei premi speciali. Appena arriva Pierino Bancone, io lo chiamo così perché arriva, sta arrivando. Intanto prima di chiudere, ovviamente con tutto, ringrazio le autorità, ringrazio la polizia, i vigili urbani, ringrazio la collaborazione anche dei gestori di questa piazza Matteotti. Grazie ragazzi, siete fantastici, continuate così, continuate a far vivere questa piazza con i giovani, nel senso della vita, della civiltà, perché Cerignola è anche questo, è strano a dirsi, ma anche questo. Sto nel tuo cuore, lo so Francesco, lo so. Grazie per tutto quello che state facendo per questi ragazzi, perché veramente ce n'è bisogno. Grazie a Martino Video per Telepate Pio, grazie al nostro fotografo ufficiale Enzo Guido, grazie alla confraternita Maria Santissima Addolorata, grazie a Francesco Conte, dottor Franco Conte, carissimo amico nella veste del rappresentante della città di Cerignola, grazie al sindaco Antonio Giannatempo che è stato qui con noi questa sera, grazie a tutti perché il messaggio importante è quello che avete dato voi con la vostra presenza. Se no, non lo menziono per ultimo, ma ovvio me lo lascio all'ultimo perché la persona importante che vuole tutto questo con questi magnifici ragazzi che sono saliti sul palco è Don Franco Di Muno, perché a lui va il nostro grazie, perché è importante, perché con questo messaggio aiutiamo chi ne ha di bisogno. Ci siamo? Siamo pronti? Presentiamo la giuria, adesso lo facciamo fare al professor Nicola Bancone. Buonasera, facciamo presto perché è già tardi. Francesco Pedone. Licona anche Bubagli, poi Gerardo Fucinon, facciamo alla fine. Licona anche per lei. Poi Antonio Napolitano, è un look nuovo adesso, è arrivato dal mare, da un po' di Carolini, qualcosa. Massimo Traversi, non per ultimo, ma io appunto per po', proprio è il professor Pierluigi Mastroserio, direttore del coro diocesano. Dare merito a coloro che lavorano per la diocesi, e questo è il nostro obiettivo anche. Allora, noi come team organizzativo, chiedo scusa per poi a ritirare, allora come team organizzativo abbiamo scelto due canzoni che non sapevamo, sappiamo se sono arrivate nelle prime tre, non lo sappiamo. La motivazione, scusa Lito, sia per quanto riguarda Pinuccio Patruno abbiamo premiato, sia il maestro Antonio Altieri. Ecco, leggi la motivazione di entrambi. Pinuccio Patruno e il maestro, qui. Decimo Festival della Canzone Religiosa, premio speciale a Pinuccio Patruno per aver saputo coniugare la nostra tradizione popolare alle sonorità contemporanee. E al maestro Antonio Altieri per aver saputo coniugare la nostra tradizione popolare alle sonorità contemporanee. Bene. Adesso